Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su OS Video. Oggi andremo a vedere il bundle della Hero 10 presente sul sito GoPro, dove al prezzo di 429,90€ oltre alla Hero 10 troveremo il doppio caricabatterie, una seconda batteria, una micro SD da 32 GB e anche un anno di abbonamento GoPro. Andiamo subito a vedere questo bundle. La confezione è quella classica anche che avremo con la GoPro singola, quindi andiamo ad aprire lo scatolo e vediamo all'interno la ricevuta della nostra GoPro, lo scatolo della Hero 10 e poi abbiamo il kit del caricabatteria e della batteria extra e la scheda di memoria. Andiamo a vedere quindi per prima cosa la scheda di memoria, e questa è la SanDisk Xtreme da 32 GB. In genere io utilizzo le Xtreme Pro di SanDisk che sono un po' più veloci, ma in questo caso questa Xtreme è già più che sufficiente per tutte le modalità della nostra GoPro Hero 10. La memoria è di 32 GB che diventa il minimo indispensabile, infatti idealmente avremo bisogno di una scheda da 64 GB o magari 128. Successivamente vediamo l'accessorio principale di questo bundle, quindi abbiamo il dual battery charger più la batteria. Con questo kit avremo la possibilità di avere una batteria extra per la nostra Hero 10, chiaramente compatibile anche con la Hero 9, e abbiamo anche il caricabatteria che caricherà contemporaneamente due batterie della GoPro. All'interno quindi troviamo la classica batteria per le nostre GoPro, poi abbiamo il cavetto USB Type-C che in genere è già incluso nella confezione delle GoPro, in questo caso ne abbiamo uno in più, e poi abbiamo l'accessorio che ci permetterà di caricare le batterie. Se vediamo il valore dell'input riportato in questo caricabatterie, vedremo che è un 5 volt, massimo un 5,5 volt da 3 ampere, in modo da caricare velocemente entrambe le batterie. Chiaramente qui andiamo a mettere la batteria e poi collegheremo il cavetto USB Type-C qui dietro e poi collegheremo cavetto USB al nostro alimentatore, che purtroppo anche in questo caso non è incluso in questa confezione. Poi abbiamo la nostra GoPro Hero 10, farò un breve unboxing, se volete vedere quello approfondito vi consiglio di dare un'occhiata al video qui sopra. Abbiamo quindi il classico astuccio che oramai troviamo nelle ultime GoPro, che ci permetterà quindi di trasportare la nostra GoPro senza problemi. Poi abbiamo i manuali e anche degli adesivi GoPro, poi abbiamo appunto il cavetto USB Type-C, l'adesivo curvo, la batteria, la stessa che abbiamo quindi anche con l'altro accessorio, e poi abbiamo il classico supporto per la GoPro, ed infine abbiamo la nostra GoPro Hero 10. La cosa che sto notando è che su questa pellicola non è più presente la dicitura che ci invitava ad aggiornare istantaneamente la nostra GoPro, cosa che appunto vedrete invece nel precedente unboxing. Poi abbiamo le pellicole, la Hero 10 è un po' piena di pellicole, chiaramente dovremo inserire tramite lo sportellino laterale la nostra batteria e la micro SD che va qui. Vediamo se la batteria è carica. Anche questa volta per attivare la GoPro avremo bisogno di collegarci allo smartphone ed eseguire l'aggiornamento. Anche in questo caso la guida la troverete nel video dell'unboxing, che comunque lascerò anche in descrizione. Se però andiamo indietro possiamo
saltare la configurazione, mettiamo data e ora e quindi possiamo già utilizzare la nostra Hero 10, ma vi consiglio comunque di collegarla all'applicazione Quick ed installare gli ultimi aggiornamenti disponibili. Oltre a tutto quello che abbiamo visto, è incluso anche l'anno di abbonamento GoPro, che vi dà diritto a degli sconti sul sito fino al 50%, l'archiviazione illimitata nel cloud GoPro e anche la sostituzione della vostra GoPro e alcune funzionalità in più nell'app Quick. Quindi direi che a questo prezzo il bundle non è per niente male. In descrizione vi lascio il link a questo bundle. Non so fino a quanto tempo rimarrà sul sito GoPro, probabilmente verrà modificato nel corso del tempo, un po' come è successo con la Hero 9, che in base al periodo presentava più o meno accessori. E vi lascio anche delle guide per la vostra GoPro. Sono state realizzate con la Hero 9, ma i menu sono pressoché identici, quindi tutti quei consigli che ho dato sono validi anche per la Hero 10. Mi raccomando, se il video di oggi vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.